Ciao amici della fattoria, oggi con Margherita volevamo proprio mettere le mani in pasta e allora abbiamo preso dell'argilla, abbiamo realizzato questo bellissimo cuoricino e abbiamo impresso sopra le impronte a destra di Margherita e a sinistra di Eugenio, il fratellino piccolo di Margherita. Sarà un dolcissimo ricordo di questo tempo passato insieme. E voi volete vedere come abbiamo fatto a realizzarlo? Bene, guardate il video, ma prima iscrivetevi al canale della Fattoria di Mia Lisa. Benissimo, abbiamo fatto l'impronta di due mani. La mano di destra è quella di Margherita e la mano di sinistra. Benissimo, il nostro cuore si è asciugato, si è seccato e adesso siamo pronti per dipingerlo. Margherita ha scelto un bel blu. Prima dipingeremo tutto il cuore di blu e lo lasceremo asciugare. Poi applicheremo sulle orme delle manine dei brillantini con la colla trasparente. Prego Margherita, inizia la tua opera. Eccoci qua, il nostro cuore blu è asciutto. A questo punto dobbiamo mettere in risalto le impronte delle mani di Margherita e di Eugenio. E lo facciamo con i brillantini, ovviamente. Quindi dobbiamo versare un po' di colla trasparente nel contenitore e mescolarla con i brillantini. Noi abbiamo scelto quelli bianchi perché ci sembravano più carini con il celeste. A questo punto mescoliamo, viene fuori la nostra tempera brillantinosissima e Margherita la passerà soltanto sulle dita. Vai Marghe, solo sulle dita, eh? Una volta messa la colla, passiamo sopra con i brillantini, anche sopra così rimangono meglio. Eccoci qua, abbiamo passato tutti i brillantini sopra la colla. Adesso aspettiamo un minutino che si asciuga e poi dovremo leggermente sbattere senza rompere il cuoricino per mandare via i brillantini che non si sono attaccati. Ed eccoci qua, manca il tocco finale, vero Margherita? Dobbiamo infilare il cordino per poterlo attaccare al muro. Vai! Benissimo. Ed ecco fatto, tiralo su Marghe, faccelo vedere. Allora, amici, se il video vi è piaciuto, mettete like, commentate qui sotto, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per vedere i miei prossimi video. Ciao ciao!